Pronto, qui c'è un cane. Ragazzi, la teoria del ciraffo. La teoria del ciraffo è molto semplice. In che consiste? E lei la vera storia? Contattata il Snyder, per dire. In effetti, tutti gli animali avevano il collo corto. E tra questi c'era la giraffa. Anche essa aveva il collo corto. C'è un certo periodo, venne a scarseggiare l'euro per le vacche. E che succede? Tutti gli animali che avevano il collo basso non arrivavano in alto. E si rassegnava a morire. Ma perché? Perché la tizia era la fondo, come poi il mese di novembre. Fino a scelta tizia che abbiamo risolto la stagione. Vicino, non ci potevamo fare. Allora, che succede? Cosa successe? L'evoluzione. Darwin. No, che la famosa. No, che la famosa potessere con Paolo Bonolo. Una originale. Cioè, allungandosi, la giraffa fece un collo bello grande là. E così mangiava l'aereo del seminario. È così che riuscì a sopravvivere. E questa è la teoria della giraffa. Che c'è, cioè, che piccolo si può allungare. E come sta? Ne ho un ricordo. È fanuto, vicino. Bravo, bravo, gli attacchiamo. Ma vado con quella. Sono con un secondo culo. Madonna. Un giorno esistava. La signora si chiamava Carmela. Carmela, facevi la vendita. Per esempio, 50 euro. 25 euro in tasca. 25 euro in tasca destra. No, che stai dicendo? 15 euro. 40 euro in tasca. Accurato, no, la signora si tipo Brasciola. Va bene, faceva pesante Giovanni. Ah, se fa un squadra destra e sinistra. La guardata più veloce. Io me ne vado, sì, eh. Lago Marocco. No, tu volevi venire a trovarmi? Mi porta a Marocco. Dovrei il cammello, mandami col cammello, femmine, musica, divertimento, acqua minerale. O solo fa male. Signori, belli buoni. Allora, madame. La Macondo è a riposo oggi, un po' di serietà, abbiamo scherzato, il sole ci dà un po' la testa perché ci sono... Signor Macondo, scusami, ti piace questo lavoro? Sì, ho sempre amato. E quindi si vede che sei un grande amante del lavoro. Sì, io amo il lavoro, soprattutto la mattina. La mattina cosa...